Bello a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Siamo su un nuovo video, siamo su un video tutorial ragazzi. Oggi vi mostrerò come eliminare una carriera, perché questi video su YouTube, questi come eliminare una carriera, non ce ne stanno molti, quindi anzi no, non ce ne stanno proprio. Quindi ho voluto portare questo video per mostrarvi se avete tipo delle carriere che non potete cancellare, che non sapete come fare. Adesso guardate questo video e vi mostrerò come fare. Allora, andiamo prima cosa di tutto, io creo una nuova carriera che ho già creato. Mi raccomando, fate attenzione a un nome per far vedere che non faccio tagli, non faccio tagli, aspettate. Che lo chiamo carriera DDD. Ok. Adesso la salviamo. Allora, vabbè, qua rifiutiamo perché adesso dobbiamo fare così. Allora, una volta che avete creato la carriera, che andate sulla carriera che volete eliminare, vi dovete ricordare un nome e andiamo, usciamo dalla carriera. Senza salvare. Poi, se voi andate su carica carriera, ci sarà. Eccola qua, carriera DDD. Ok, ora andiamo. Usciamo da FIFA, chiudiamo il gioco, chiudiamo l'applicazione e andiamo su impostazioni. Ok, impostazioni da qua. Impostazioni. Scendiamo sotto e andiamo su gestione dei dati salvati dall'applicazione. Premete il primo, dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema, andate su elimina, cliccate su gioco, ovviamente su FIFA e selezionate la carriera, questa qua, carriera DD, fate elimina, ok. Una volta eliminato, rientriamo su FIFA, non faccio tagli, vi faccio vedere tutto come in diretta, senza tagli. Entriamo, ci vorrà un po' di tempo, però è per farvi vedere che non ho fatto tagli, non è un video clickbait, ragazzi. Ci vuole un po', ragazzi, non capisco per ora perché non mi apre. Però si apre, ragazzi. Ecco qua, sta caricando, adesso aspettiamo che si apre, skippiamo tutto. Ecco qua, vabbè, skippiamo tutto, in lingua italiana. Ok, ci siamo entrati. Adesso andiamo su carica carriera. Aspettiamo che si carica. Andiamo su carica carriera. Andiamo su carica carriera. E come potete vedere sarà rimosso, non ci sarà più. Mi raccomando ragazzi, quando fate questo di cancellare anche gli autoprogressi, così almeno non avete altri spazi per la carica. Ok ragazzi, se questo video tutorial vi sia piaciuto, lasciamo tanti like e ci vediamo al prossimo. Bella raga.